Buongiorno e ben ritrovati all'AstroTG del 24 febbraio 2024. Oggi non parleremo altro che del nemico numero uno del mondo, il primo ostacolatore a quelli che sono gli intenti del nuovo ordine mondiale, colui che si mette contro l'unione mondiale verso la quale vuole andare la NATO, colui che forse è il più importante capo dei paesi BRICS che ormai stanno costituendo l'opposizione ai voleri della NATO e sotto le direttive dell'America fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che spinge appunto il mondo verso una direzione univoca. Bene, adesso le cose stanno cambiando, il sistema si sta trasformando, i poteri che gestiscono il mondo anche stanno evolvendo e con esso anche le figure politiche, dove finalmente in queste figure politiche mondiali cominciano a intravedersi gli oppositori. E l'oppositore, appunto, numero uno, il nemico numero uno, lo spauracchio, colui che fa paura più di tutti, alla quale figura gli occidentali, i governi occidentali imputano la possibile, la principale causa dello scoppio di una terza guerra mondiale. Bene, a capo di tutte queste preoccupazioni, questa figura univoca che esce fuori, che salta fuori, è quella di Putin. Ed è proprio di Putin che parleremo oggi. Andremo a vedere il suo tema natale, andremo a vedere una tecnica particolare di astrologia che permette di capire come il suo tema natale si è evoluto nel tempo, per capire quali sono le energie che lo muovono oggi, per poter magari supporre da qui se ci può essere un motivo alla sua fama di questo, del momento, la sua fama di oppositore per eccellenza, se magari ci può essere anche la possibilità che ci porti effettivamente a una guerra mondiale, nonostante le sue ultime confessioni, diciamo, pubbliche, durante la grande intervista che ha fatto parlare di sé grazie a Tucker Carlson, questo giornalista americano indipendente espulso dalla Fox News per le sue idee e per la sua ricerca della verità, che si è permesso di intervistare il nemico numero uno del mondo e poi mandare su internet a reti unificate, nella sera del 7 ottobre, questa intervista di ben 2 ore. Possiamo dunque fidarci delle parole di Putin, che sono più o meno rassicuranti in questa intervista, visto che ultimamente le cose non sembrano migliorare? C'è stato anche Lukashenko, presidente della Bielorussia, che dal canto suo invece non ha utilizzato parole rassicuranti, perché secondo lui l'Occidente pensa di attuare una false flag in territorio polacco e che spingerebbe poi la Russia o la Bielorussia a intervenire in qualche modo. Ricordiamoci, per chi ha visto gli ultimi astro e le dirette, che siamo in attesa di una deadline che comporta i possibili rischi che potrebbe causare la congiunzione un po' pericolosa di Marte e Venere a Plutone ai primi gradi dell'Acquario, e che sembra che ci siamo lasciati alle spalle, però ho detto appunto che come deadline ci sarebbe la luna piena proprio di oggi, che sta avvenendo oggi, la luna piena nel segno della Vergine. Quindi adesso sto registrando un po' in anticipo. E quindi diciamo che abbiamo fra oggi e domani come deadline dello scatenarsi di un possibile cigno nero. E per rendere più lieta questa attesa, grazie all'astrologia, andremo oggi ad analizzare proprio il tema nell'intimo, il tema natale e l'evoluzione di questo tema natale, anche i transiti che caratterizzano il capostipite, diciamo, di questa, delle nostre inquietudini, delle inquietudini dell'Occidente e dell'America, che perde sempre di più il suo potere, mentre l'Europa non fa da meno, vassalla e ariete sacrificale dei voleri di America e probabilmente di Israele. Anche se secondo me siamo tutti, diciamo, vassalli e arieti sacrificali dell'America, perché sia Israele con la guerra nel suo territorio, sia l'Ucraina che appunto subisce la guerra nel suo territorio, non fanno altro che essere semplici agnelli sacrificali di questa America, probabilmente non dell'America, sempre dei sionisti che sono a capo, ma ciò non vuol dire che, siccome sono i sionisti a capo dell'Occidente, sia Israele territorio a governare e a tirare le file di tutto il mondo. Sono semplicemente i sionisti, o chi per loro, i poteri forti a capo comunque dell'Occidente, che dirigono tutto secondo un loro filo conduttore, ispirato poi anche alle teorie del World Economic Forum di Davos. Ecco, ma questa è solo un'introduzione ricapitolativa di tutto per mettere tutto in contesto, però come vi ho detto oggi ci andremo proprio a concentrare sul tema natale di Putin e vedere alcune cose molto particolari.
riguardo il suo tema natale e gli eventi geopolitici che girano intorno alla figura di questa persona. Bene, ma prima di cominciare lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video e di condividere alla fine il video se vi sarà piaciuto. Rieccoci alla Strategy per parlare di Putin, del suo tema natale e anche delle direzioni primarie. Ecco, questa è la tecnica di astrologia che andremo a vedere oggi. Una tecnica di astrologia che utilizzeremo appunto perché vedremo che ci sono delle cose importanti da dire a riguardo e che probabilmente utilizzerò, vi svelerò anche in anticipo oggi, che la utilizzerò anche domani per una diretta in cui parleremo invece di un tema natale di una persona di cui non dirò il nome, mia conoscente, che ha avuto un anno molto particolare. Vedremo come questa tecnica che vedremo oggi anche con Putin è molto illuminante per chi è interessato appunto a fare predizioni attraverso l'astrologia e quindi utilizzare l'astrologia predittiva in maniera efficace. Ecco, ma senza esitare andiamo a vedere appunto questo tema natale di Putin. Iniziamo prima a contestualizzare con la locandina del giorno le riflessioni che vorrei fare riguardo a questo tema natale di Putin, perché ci andremo a dare una connotazione un tantino religiosa e profetica. Perché un'altra particolarità che si nasconde dietro la figura di Putin è questo velo sacro che gli danno molti dei suoi, non saprei dire se sostenitori, che vengono dal mondo della religione. In realtà non, ecco, io sono cerco di fare un po' di giornalismo, ecco, di fare curiosità e luce sulle tematiche, mondiali attraverso l'astrologia. Mi piace applicare l'astrologia a questo, però poi non vuol dire che sono un esperto di tutte le discipline. Come un giornalista mi informo e poi voi nei commenti potete anche dirmene di più. Ad esempio, non sono per forza un uomo di fede o di religione, anche se a causa di informarmi sempre di più sulla geopolitica e l'astrologia, mi rendo conto di quanto ci si avvicina, sono obbligato ad avvicinarmi a tematiche religiose e che hanno a che fare con le profezie bibliche e anche a personaggi di spicco della religione, come appunto Monsignor Viganò e ad esempio il famosissimo conduttore di Radio Maria, se non sbaglio, Padre Livio, che fa anche delle riprese su YouTube, prettamente al canale di radio, ecco, si occupa anche di trasmissioni su YouTube. E entrambi parlano di Putin a più riprese, cioè, ad esempio, Viganò parla del fatto che la Russia deve essere consacrata al cuore immacolato di Maria. Ecco, cosa vuol dire questa cosa? O il fatto che Padre Livio, che si occupa specialmente delle profezie mariane, dice che Putin si convertirà dall'ortodossia, si convertirà in qualche modo al cristianesimo o comunque grazie alla Madonna potrà convertirsi. Quindi cosa vuol dire anche questa figura molto mariana? Ecco, perché entrambi i due uomini di religione mettono a che fare Putin con la Madonna e il fatto che in un certo senso deve essere consacrato, cosa vuol dire? Non so esattamente, una volta lo analizzai, andai un po' a indagare su questa cosa di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria e mi sa che anche il Papa ne parlò. Ecco, chi se ne intende può lasciare qualcosa nei commenti per spiegare meglio la situazione. E Padre Livio, dal canto suo, anche lui parla di conversione invece della Russia. Quindi, cosa vuol dire e perché ve ne parlo? Iniziamo dicendo che questa cosa della Madonna mi incuriosisce molto perché, in un certo senso, trasmigrerei dal livello religioso cristiano la figura della Madonna se la volessi portare, ecco, nel campo dell'astrologia. La identificherei nient'altro che con la luna. Ecco, ditemi nei commenti se questa associazione ha un senso per voi. Vi parla, ecco, questo fatto di associare l'energia della luna alla Madonna. Perché dico questo? Perché in passato nell'Astro TG, più volte, quando ci sono state manifestazioni di Putin, cioè Putin che ha fatto esplodere la guerra, Putin che ha parlato, piace molto a Putin parlare e fare lunghi discorsi, e uno di questi lunghi discorsi è stato proprio durante questa
intervista che c'è stata 6, la prima pubblicazione nell'ora, se non sbaglio, l'ora UTC del Giappone il 7 ottobre, e poi insomma, ha fatto il giro del mondo entro l'8 ottobre. E andremo a vedere cosa c'era come transito. Ecco, anche questa volta vi era un transito particolare. Il transito particolare di cui parlo è, come potete vedere qui nella locandina, ci ho messo la luna e Urano, perché molte notizie di cui abbiamo parlato in passato nell'AstroTG riguardante Putin, abbiamo visto che nel cielo, quando c'erano queste notizie particolari e forti di Putin che parla al popolo, che parla ai popoli, fra l'altro la luna è anche il segno del popolo, quindi possiamo immaginare in Putin un'immagine che è una forte presa sul proprio popolo. Lui è visto da noi occidentali come dittatore, ma in realtà ha una forte presa sul proprio popolo, e nei suoi discorsi esce fuori questa cosa. Anche il discorso, se vogliamo, religioso, visto che ci sono degli uomini di spicco religioso che parlano di Putin, bene, Putin non esita a mettere nei suoi discorsi politici, anche legati alla guerra, un tono di religiosità. Ha definito l'Occidente come completamente fuori dai valori cristiani e che sta seguendo in un certo senso valori più demoniaci legati all'anticristo. Quindi, ecco, lui stesso mette un tono religioso, e ovviamente chi parla di religione parla anche di presa sui popoli, e quindi se in più questi esponenti cristiani come Viganò e Padre Livio riportano l'elemento religioso e della Madonna riferendosi a Putin, possiamo capire che tutto comincia ad avere un senso. E di cosa mi sono accorto nei transiti? Che spesso la Luna aveva un qualcosa che aveva a che fare con le notizie che uscivano fuori di giorno in giorno su Putin. Cioè c'era sempre la presenza della Luna. E cosa faceva questa Luna in particolare? Andava a fare aspetti ad Urano. Ecco, si può andare a fare un excursus negli Astro TG di cui parlo, in cui parlo di Putin, per rendersi conto che spesso ho relazionato il transito di Luna-Urano ha delle notizie su Putin. E quindi andremo a vedere nel tema natale se qualcosa può andare ad avvalorare questa tesi che qualche cosa fra la Luna e Urano anche ha a che fare con le politiche di Putin o col manifestarsi di Putin. Ecco, andiamo ad analizzare i transiti del giorno dell'intervista. Allora, l'intervista è uscita il 6, mentre è stata pubblicata, ne siamo venuti a conoscenza il 7, quindi ho preso la data del 7, è lì che la notizia è esplosa, ha fatto scalpore, che è stata pubblicata appunto, e vediamo che anche questa volta abbiamo la Luna in Capricorno che durante insomma i 10 gradi che attraversa nella giornata del 7, bene, questa Luna in Capricorno va a congiungersi a Venere, quindi si va a fare un trigono molto forte a Urano. Quindi ancora una volta una notizia importante di Putin è uscita fuori durante un transito, poi fra l'altro molto rapido perché i transiti della Luna sono molto rapidi, però sempre con la Luna in trigono a Urano. Andiamo allora a vedere il suo tema natale, il tema natale di Putin, cosa ci dice prima di tutto, e poi andiamo a vedere le progressioni planetarie, o meglio le direzioni planetarie, cosa ci dicono e perché ve ne parlo. Ecco, iniziamo col dire che nel tema natale di Putin, ecco, cerchiamo di descrivere Putin col suo tema natale, magari andiamo a vedere prima di tutto la Luna e Urano, in che posizioni sono. La Luna, onestamente, non mi ha colpito più di tanto, ecco, una luna in gemelli in casa 8. Quello che parla veramente di lui, invece, sono un po' tutto il tema natale, perché abbiamo un tema natale che sembra molto austero, abbiamo dei pianeti qui, sembrano quasi nascosti, pianeti nella casa dove ci si nasconde, in un certo senso, la casa 12, qui tutti raggruppati, è un po' di quasi sembra vuoto, ecco, un vuoto un po' come a volte la sua espressione, molto impenetrabile, e lui vediamo che comunque di essere impenetrabile, ecco, ha tutta l'apparenza anche nel tema natale di esserlo, con dei pianeti tutti nella casa 12, che è la casa dell'imperscrutabile, la casa dove ci si nasconde in un certo senso, la casa dove ci si isola, dove si è discreti, dove si nascondono magari anche le proprie emozioni. Ecco, si può essere dei buoni strateghi in un certo senso, ma è anche pure la casa dei nemici nascosti. Quindi, avendo tutti questi pianeti nella casa 12, può effettivamente avere diversi nemici nascosti, come Navalny, oppure essere considerato il nemico. Con tutti questi pianeti in casa 12, magari tutto il mondo diventa suo nemico nascosto. Ma non è solo questo
a rendere a sua casa 12, a renderlo il nemico del mondo, perché magari questa è la casa dei nemici suoi nascosti, che sono tanti. Quello che può farlo considerare il nemico numero uno del mondo è anche questo Plutone, ecco, sul suo medio cielo, che parla di una persona potente, ovviamente, potente, ma attraverso la forza oscura di Plutone, col nodo sud sul medio cielo, che indica anche magari il suo essere a suo agio proprio con il potere. Ecco, poi parliamo di un Plutone medio cielo in leone, veramente l'idea dall'idea di un regnante che sia un lato magari oscuro con Plutone, ma che comunque regna, diciamo, come un vero despota in un certo senso all'antica, dove è lui che ha il potere, non ci deve essere dubbio, non si tratta di democrazie. Ecco, per così dire, per mantenere la tematica occidentale, dove vediamo Putin come un dittatore, però effettivamente con un medio cielo congiunto a Plutone e nel segno del leone congiunto al nodo sud possiamo avere l'idea di un dittatore perché ha una connotazione oscura, perché abbiamo poi anche Lilith, ecco Lilith congiunta, diciamo, la versione un po' femminile del malefico Plutone ce l'abbiamo congiunta al medio cielo e questo può avvalorare l'idea di un nemico pubblico numero uno, di una persona di potere, ma di un potere che viene considerato dagli altri, quindi dai nemici nascosti, casa 12, come un potere oscuro, un potere che tende al male, alla distruzione con Plutone. Ovviamente un sole in casa 11 che ci parla della carriera politica, però vediamo che questi pianeti sono comunque in bilancia, quindi effettivamente, ecco, la bilancia va a rendere ancora più equilibrata la sua politica che spesso nasconde o che comunque cerca di rendere discreta, ecco, nei suoi intenti, imperscrutabile. E il suo sole in bilancia e con tutto il resto dei pianeti in bilancia lo rendono un uomo che cerca di essere diplomatico quanto più possibile e nella sua politica sole in casa 11, nonostante il modo in cui è visto, quando poi parla non si può dire che non sia un uomo diplomatico tutto d'un pezzo e che parla di giustizia, cioè per quanto la sua immagine da questi pianeti dà di un'immagine pericolosa, di un'immagine oscura, quando lui parla, bene, il suo sole brilla nella casa 11 come un uomo di politica capace di dire cose giuste e sensate ed equilibrate, ecco. Come molti politici, ha questa quadratura fra pianeti nella bilancia e uno o più pianeti nel segno del Cancro. Vediamo che questo pianeta che quadra, ecco, tutto l'ammasso planetario in casa 12 è molto importante. Quindi già vediamo che, ecco, rispetto alla Luna, Urano ha una sua importanza. È un Urano che in qualche modo è legato alla Luna perché la Luna governa il segno in cui si trova Urano alla nascita. Ed è un Urano popolare, se vogliamo, nel segno del Cancro, e che si occupa di politica estera, perché parliamo della casa 9. Quindi parla questo Urano di un politico quale Putin che viene visto all'estero come, in un certo senso, magari un populista, uno che tiene unito a sé il popolo, ma anche una figura instabile, ecco, con Urano instabile nei rapporti con l'estero. Viene visto come quell'anello che può far saltare tutto, quell'imprevedibilità di Putin. Ecco, quindi il suo Urano parla veramente molto della sua politica ed è forte perché in relazione, in quadratura a questi pianeti, nei segni che spesso ho riscontrato in molti politici, esserci appunto la presenza di pianeti in quadratura fra la Bilancia e il Cancro. Questa quadratura la troviamo anche in Xi Jinping, in Donald Trump, mi sa anche in Biden. C'è una particolare presenza di questi pianeti nei segni della Bilancia e del Cancro che spesso sono in quadratura. Ecco, e adesso andiamo a vedere sul tema Natale come questo tema Natale è progredito nel tempo. Non si tratta delle progressioni che molti di voi magari già conoscono, dove appunto ogni giorno di vita corrisponde a un anno di vita e quindi poi si vede come si sovrappone il tema Natale giorno per giorno al tema Natale originale per vedere come evolve. Questa è una tecnica ancora più antica, dove praticamente ogni grado del tema Natale corrisponde a un anno, ecco, un po' come il concetto delle progressioni. Quindi ogni giorno il Sole si sposta di un grado e quindi i pianeti poco alla volta anche loro. Quindi ogni giorno un grado è un anno. Qui invece in realtà si considera sempre il grado, però si considera che la Terra si sposta di un grado
ogni 4 minuti, se non sbaglio 4 minuti e qualcosa, e quindi noi prendiamo tutto il tema Natale e lo spostiamo in maniera un po' immaginaria, perché non è quello che avviene veramente. Tutti i pianeti e tutti i punti del tema Natale li spostiamo, ecco questo è un po' semplificato, li spostiamo di un grado e quindi spostiamo in tempo di 4 minuti tutto, e quindi bisognerebbe fare dei calcoli e andare a calcolare praticamente ogni punto del tema Natale spostato di un grado. Quindi anche se Marte effettivamente non si sposta, ad esempio nel cielo, consideriamo comunque che si è spostato di un grado. Quindi a un certo punto ogni punto del cielo, nonostante non è un qualcosa che è avvenuto realmente, si sposta di un grado, e poi a un certo punto, ecco, mentre nelle progressioni è solo il Sole o la Luna che avanzano molto veloce e cambiano anche di segno, in questo tipo di tecnica tutto può cambiare a un certo punto di segno, perché tutto come il Sole si sposta di un grado al giorno, e ogni grado, anche in questo caso, corrisponde a un anno. Quindi sono andato a fare i calcoli per queste direzioni primarie che ha avuto Putin, e andiamo a vedere i pianeti che in un certo senso sono più importanti, che mi hanno colpito di più e che possono spiegare un po' perché è diventato lo spauracchio numero uno, possono spiegare se per caso lui potrebbe creare una terza guerra mondiale e magari possono spiegare anche questa relazione che ho notato io con l'AstroTG del suo Urano e della sua Luna, perché i transiti di Urano e Luna fanno parlare di lui, perché fanno uscire notizie importanti di lui e perché lui stesso parla al mondo per ore, perché durante questi transiti ci sono state anche altre interviste o altre sue dichiarazioni al mondo. Ecco, quando lui si è manifestato era sempre sotto una quadratura, una congiunzione di Luna e Urano. Allora, iniziamo dal primo elemento che si può notare nel suo tema diretto, ecco, nelle direzioni planetarie. Allora, la prima cosa è che il suo medio cielo, in tutti questi anni di età, quindi considerate ogni grado un anno, è arrivato 3 anni fa a congiungersi al suo ascendente. Quindi potremmo pensare che questo spostamento lo ha portato poi a cominciare a diventare, a dover cominciare a diventare più popolare, quanto più popolare possibile al mondo, già da 3 anni fa. E consideriamo che 2 anni fa c'è stato lo scoppio della guerra, dove lui è diventato il nemico numero uno, quindi la sua immagine popolare di governatore dittatoriale e guerrafondaio e distruttore, tutto quello che ha a che fare col medio cielo, congiunto a Plutone e a Lilith, bene, è diventata parte della sua immagine. Questa immagine di uomo politico così negativa, venendo sul suo ascendente, è diventata di primaria importanza. Ha assunto lui l'immagine del despota distruttore. Perché ovviamente qui ci dobbiamo aggiungere anche Plutone. Vedete, Plutone va un po' più avanti al suo medio cielo. Quindi questo 3 anni fa, quando già lui stava preparando le truppe, e poi in seguito 2 anni fa, quando ha deciso di attaccare. Nel frattempo, ecco, Plutone è avanzato, il medio cielo è avanzato di qualche grado, e quindi sono già passati 2 anni da allora, dal momento in cui lui ha avuto questa fama di distruttore in un certo senso. Quindi vedete come questa immagine di questo Putin distruttore che abbiamo analizzato prima nel suo tema natale, è venuta alla luce proprio quando medio cielo e Plutone sono andati sull'ascendente. Ecco, è una tecnica d'astrologia veramente antica, che parla molto. E da qui poi possiamo capire perché, ad esempio, se c'è un tema Natale che ci parla di successo, dove potremmo magari scalare le vette della politica, magari Putin ne ha avute molte di rivoluzioni solari che parlano di successo, ma non potevano mai manifestarsi così tanto se non dopo che le direzioni planetarie sarebbero arrivate a portare il suo medio cielo sull'ascendente. In ogni caso, quello che promette una parte del tema Natale, in questo caso l'idea di un uomo di potere, despota e distruttore e pericoloso e che fa paura, lo poteva avere in maniera così forte soltanto quando, appunto, con le direzioni primarie, ecco, Plutone e medio cielo sarebbero andati sull'ascendente, che è la casa dell'immagine, della propria immagine. Col medio cielo e Plutone sull'ascendente, lui ha cominciato a trasmettere la sua immagine da despota. Ecco. Un'altra direzione molto particolare è, ecco, vi dico una non, un po' meno importante, perché vi lascio il più bello per la fine, ecco, è la direzione di Marte, che dal suo punto di nascita si è andato a spostare qui sul segno dei pesci, pronto
ad entrare quasi in casa 5. Una cosa particolare è che Marte, quindi che ci può far pensare alla guerra, sta subendo il quinconce del suo medio cielo, Plutone, e di questo ammasso planetario, in particolare del Sole o più che altro Mercurio, sta subendo questo quinconce. Quindi Marte è, come vedete, sotto stress in un certo senso, e per un uomo di politica ci rimanda alla guerra. E consideriamo che mancano 2 gradi, quindi 2 anni, perché Marte entri in casa 5, quindi cambi di energia fra 2 anni, quindi fra 2 gradi entra in casa 5, che è una casa già di fuoco, una casa che porterà a questo Marte. Consideriamo che Marte in pesce nel decano di Marte, quindi è un Marte nonostante affievolito in pesci, ma che può diventare esplosivo e incontrollabile nel decano di Marte, in un segno dove lui è incontrollabile come quello dei pesci e che non è razionale. Quindi già da questo Marte che fra 2 gradi, quindi fra 2 anni, entra in casa 5 e che riceve una così forte energia che è quella dello Yod, del dito di Dio, proprio da quello che rappresenta la sua politica e il suo sole, bene, questo può allarmarci da qui a 2 anni, effettivamente. Un altro aspetto particolare, ecco, veniamo al suo Giove. Il suo Giove, dalla posizione di nascita, con le progressioni planetarie, con le direzioni planetarie, si è andato invece a spostare anch'esso a 2 gradi. A soli 2 gradi da Urano. Anche qua ci rimanda l'idea che fra 2 gradi questa sua politica che abbiamo definito prima di instabilità, che rende la politica estera instabile, potrebbe espandersi, così come fra 2 anni Marte entra in casa 5, quindi la questione bellica potrebbe avere dei risvolti. Fra 2 anni, e quindi siamo, ora è iniziato il 2024, quindi siamo al 2025, durante il 2025 o la fine del 2025, anche perché si tratta di fra 1,5 grado e 2 gradi, se mettiamo insieme Marte e Giove, perché Marte entra in casa 5 e Giove si congiunga Urano. Però questo, ecco, dicevo, Giove può avere questa idea di espandere il suo modo di fare politica estera verso l'imprevedibilità. E siccome anche Marte entra in casa 5, potremmo pensare imprevedibilità a livello bellico. Veniamo adesso agli ultimi 2 pianeti che ho lasciato appositamente alla fine, che sono Urano e Luna, perché appunto vi ho parlato all'inizio che c'è qualcosa legato ai transiti di Urano e Luna che fanno svegliare dal letargo, dal suo torpore o dal suo essere sempre nascosto, se vogliamo, da avere una politica misteriosa rispetto a quella degli altri politici occidentali che seguono tutti un filone e vanno tutti verso una direzione prevedibile. Diciamo, lui esce fuori, i suoi piani escono fuori quando ci sono questi transiti particolari di Luna e Urano. E andiamo a vedere come sono progrediti Luna e Urano nel suo tema natale. Abbiamo la Luna che cosa ha fatto praticamente? È andata a mettersi esattamente, questa volta veramente esattamente, sul suo medio cielo. Qui non ci sono gradi di scarto. Allora, probabilmente c'è 1,5 grado anche di scarto da Plutone, però adesso la Luna è proprio sul medio cielo. Quindi quell'idea di questo uomo che comunque con Urano fa una politica estera che attira le folle in un certo senso, è legata al suo popolo, bene, la Luna che governa il Cancro si è messa sul suo medio cielo. Quindi da qui possiamo capire come in un certo senso con questa Luna quella promessa che faceva Urano di un politico legato al popolo, o magari di una Luna in Gemelli che sa comunicare in maniera profonda al popolo, bene, questa Luna si è messa sul medio cielo. Quindi la sua politica popolare che attira le masse, che si fa ben amare, tranne da chi è plagiato, insomma, dai mass media occidentali, eppure ciò nonostante è riuscito anche a fare breccia in Occidente, nonostante siamo in realtà i suoi nemici, questa Luna sul medio cielo fa capire che lui attira le masse, si fa amare a livello popolare. E probabilmente è vero che fa paura con questo Plutone, il suo potere fa paura, però è quasi una speranza per i popoli in un certo senso, e anche per un'altra cosa che rappresenta la Luna, che magari possono essere le religioni che ci avvicinano ai popoli, che avvicinano le politiche ai popoli. Ed ecco perché magari con questa Luna forte la tematica religiosa dietro Putin viene a galla. Qua ci ho messo anche un Colosseo, come potete vedere, perché si dice anche che insomma, ci sono profezie che parlano di un Putin distruttore che potrebbe distruggere Roma, perché storicamente praticamente Berlino è diventata la terza Roma dopo Istanbul. C'è tutta una storia, potete andare a cercare su internet, di come
ed è il motivo per cui Mosca, volevo dire, ecco, Mosca è la terza Roma, e c'è un motivo per cui Mosca e il Cremlino sono diventate la terza Roma, dopo la seconda Roma che era Istanbul. E potete cercare, ecco, non mi metto ora qui a fare storia come farebbe molto bene Putin, però potete cercare il perché. E ci sono profezie di Rasputin che parla, appunto Rasputin scrive di una profezia dove Roma verrà distrutta, e si pensa che appunto il distruttore sarà proprio Putin col suo esercito. Nella Bibbia si parla anche di una profezia dove ci sarà il distruttore in un certo senso, che sarà a soldo in un certo senso dell'anticristo, nel senso, cioè è come se sarà la mano distruttrice di Dio durante la guerra di Gog e Magog, una mano distruttrice, ma correggetemi se sbaglio, ecco, una mano distruttrice che si agevolerà poi l'avvento dell'anticristo, però è una punizione dovuta per fare in modo che magari Yahweh con la sua mano attraverso l'esercito di Putin spazi per quanto più possibile via quante più persone che sono ormai sotto la presa del regno dell'anticristo, e quindi comunque poi l'anticristo arriverà ancora più facilmente a causa di questa distruzione portata da Putin, però almeno sarà meno profonda la manifestazione degli anni dove dominerà l'anticristo, e durerà proprio per questo solo qualche anno. Quindi una distruzione in un certo senso che ha un senso, però secondo Padre Livio è un qualcosa di negativo, che comunque non sta agendo secondo il bene e probabilmente poi si convertirà. Ecco, vabbè, magari ditemi nei commenti se ne sapete un po' di più, se sapete apportare più elementi a questa storia tipicamente religiosa. Quindi, ecco, una particolarità è che la luna di Putin si è messa proprio su un punto importante del suo tema natale. Questo tipo di tecnica astrologica, le direzioni planetarie, i punti più importanti sono proprio il medio cielo e l'ascendente. Ed è una tecnica che non può essere portata all'infinito. Diciamo, vedete, la Luna in tutti questi suoi anni di vita si è spostata solo di tre segni, poi arriverà la sua morte e finirà là il suo transito. Diciamo che tutta la vita di una persona si sviluppa più o meno in tre segni. Ora, la cosa particolare è che in questo periodo sembra che tutto venga a compiersi di quello che era promesso nel tema natale per Putin, perché abbiamo proprio il medio cielo e Plutone che vengono a mettersi sull'ascendente, la Luna che viene a mettersi sul medio cielo, Giove che viene a mettersi su Urano, e poi finalmente veniamo ad Urano, che dal punto di nascita, qui nel Cancro, va a spostarsi esattamente questa volta sul suo sole. E quindi anche qui possiamo pensare a una politica uraniana tipica di Putin che diviene manifesta sul suo sole. E l'instabilità in geopolitica estera che prometteva il suo tema natale viene a manifestarsi anch'essa proprio in questo periodo. Quindi abbiamo quattro pianeti che vanno a mettersi su luoghi essenziali, vanno a spostarsi su luoghi essenziali del suo tema natale ridiretto secondo le direzioni planetarie primarie. Quindi, al di là di tutto, abbiamo un tema natale che ci parla proprio in questo periodo di una salita di Putin su tutti i piani, una salita mediatica in tutto e per tutto. Io volevo solo andare a cercare magari il perché della sua salita mediatica, ma qui vediamo che è una conseguenza il fatto che lui sia adesso sotto i riflettori di tutto, perché è proprio il suo tema natale che si è messo in una posizione attraverso i transiti e le direzioni planetarie, perché tutto quello che prometteva il tema natale diventi manifesto. Questi quattro pianeti importanti si sono messi sui quattro punti importanti, cioè ascendente Sole, medio cielo e Giove su Urano, che è comunque da considerarsi importante. Il meno importante sembrerebbe Marte, perché va solo a fare un passaggio di casa, dalla casa 4 alla casa 5. Però anche questo è molto particolare perché rappresenta un passaggio, e quello che si sta manifestando dalle politiche di Putin, del suo medio cielo e dal suo sole, si sta scaricando attraverso questo dito di Dio, che è un aspetto importante, su Marte. Quindi ecco come da questo tema natale di Putin e dalle direzioni planetarie possiamo ricavare uno: il perché della sua politica, questo anche dal suo tema natale, e il perché si sta manifestando su scala mondiale proprio ora. La seconda cosa che possiamo ri rilevare è se in qualche modo manterrà le sue promesse di non belligeranza, e qui con la posizione di Marte e di Giove avrei qualche dubbio, nonostante i suoi buoni intenti.
perché comunque con tanti nemici nascosti, diciamo, è difficile continuare a mantenere una politica di tipo bilancino e da casa 11, o comunque pacifica, perché comunque la casa 12 è una casa di spiritualità, è una casa che comunque in bilancio soprattutto tende al bene, però c'è dall'altra parte il male portato dai nemici nascosti. E quindi a un certo punto la pentola che bolle può esplodere. E infine arriviamo alla cosa che magari non ha un gran senso, però è qualcosa che mi chiedevo da anni, il perché della Luna e di Urano che fanno scatenare in questo periodo, da 2 anni a questa parte, quando già ormai erano vicini Urano al Sole e la Luna a medio cielo, ecco, possiamo capire dalle direzioni planetarie perché magari lui è sensibile e si manifesta ancora di più quando Luna e Urano sono in sincronia fra loro, nei transiti. Nel frattempo c'è una tempesta fuori, non so se si sente nel microfono, che mi sta impedendo di continuare, ma comunque siamo arrivati alla fine. E quindi possiamo chiudere qui con questo esame del tema natale di Putin e del suo tema progresso, anche se non è questa la giusta definizione, diciamo più che altro delle sue direzioni planetarie. E domani ci vediamo con una diretta dove parlerò invece di alcuni eventi particolari di una persona anonima, mia conoscente, che sempre, ecco, a causa delle direzioni planetarie, un certo tema natale, o meglio, una certa rivoluzione solare, hanno giocato molto su un anno della sua vita dove i transiti, qualsiasi transito, poteva portargli disgrazia. E andremo a vedere perché in quella rivoluzione solare, che comunque non era facile come rivoluzione solare, ma che spesso rivoluzioni solari così ci lasciano indenni, andiamo a vedere perché, grazie alle direzioni primarie dei pianeti, perché i transiti di quella rivoluzione solare un po' negativa sono stati proprio quell'anno però così forti. Probabilmente intitolerò la diretta Final Destination, perché questo mio amico è stato proprio perseguitato e messo più volte a rischio dalla morte, ma fortunatamente se l'è scampata e vedremo anche perché. Bene, con l'AstroTG di oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e per chi non seguirà domani, oppure a domani con la diretta.